Care bambine, cari bambini, care ragazze, cari ragazzi del Maggiolino dei Libri di Lugo, ben trovati. Sono Cristina Bellemo e sono un'autrice di libri per voi. Sono abituata a incontrarvi nelle biblioteche, nelle librerie, soprattutto nelle scuole, ma non è stato possibile nei mesi scorsi e quindi per il momento vi saluto così via video e ci incontriamo in questo modo, ma spero che presto potremo incontrarci di persona. E abito a Bassano del Grappa, che è una piccola città del Veneto, una città che amo tanto e in cui mi piace sempre tornare. La mia città è attraversata da un fiume, il fiume Brenta, lungo le cui sponde mi piace passeggiare. Passeggiare lungo il fiume mi fa venire tante idee per le mie storie. E ho studiato all'università lettere, le tre classiche, quindi la letteratura greca e latina, e certamente anche da lì è nato il mio amore per le parole. Sono proprio innamorata delle parole. Mi piace ascoltarle, mi piace scoprirne di nuove, mi piace andare a scoprire il loro significato proprio dell'inizio. Ho iniziato a scrivere tanti anni fa per lavoro, prima come giornalista, ho scritto tanti articoli per i giornali e ho intervistato tante persone e poi invece come autrice di libri. Allora vi presento alcuni dei miei libri, ne ho scritti tanti e ne ho scelti tre che sono di tipo diverso, così potete già cominciare a capire che la mia scrittura ha assunto delle forme diverse, anche se ci sono delle parole che mi stanno molto a cuore e che ritornano spesso nelle mie storie, nelle mie filastrocche, nelle mie poesie. Allora, il primo libro che vi vorrei presentare, ora vedrete le copertine specchiate, ma riuscite a intuire comunque di che cosa si tratta, è questo, è un libro di qualche anno fa, si intitola Io e il Falco, è ispirato a una storia vera. È stato pubblicato prima da Rizzoli e poi da Burr e visto che siamo stati per tanti mesi costretti a rimanere in casa, a non poter andare all'aperto, ecco, questo è un libro che racconta grandi avventure a contatto con la natura, proprio all'aperto. È la storia della passione di un bambino che si chiama Salvatore per i rapaci, in particolare per i falchi e in particolare per un falco che si chiama Piccolo. E succedono tante cose, quindi vi invito ad andarlo a scoprire se siete appassionati. È la storia di una grande amicizia tra un bambino e un animale. Il secondo libro di cui mi piace parlarvi invece un libro che è uscito solo da pochi mesi, si intitola Tipi, è edito da Gruppo Abele e ha le illustrazioni bellissime di Gioia Marchegiani, che è una mia cara amica. E è un libro che sta un po' a metà tra la narrativa e l'albo illustrato, ci sono tutte le illustrazioni di Gioia. È la storia di una bambina che si chiama Luce e si trasferisce con la sua famiglia in una casa nuova, che è un condominio, si chiama il condominio Giardini, ma purtroppo non c'è nessun giardino. Allora, nell'attesa di incontrare altri bambini con cui poter fare i suoi giochi, Luce esplora il condominio dove vive e va a scoprire tutti i tipi che lo abitano e ne scopre di davvero curiosi. Per esempio, scopre il tipo che fa la collezione dei barattoli di vento e poi ci sono tanti altri tipi diversi.
L'ultimo libro che vi presento è questo, è un albo illustrato, questo è proprio l'ultimo uscito, è arrivato nelle librerie proprio da poche settimane, si intitola Il Soldatino, è pubblicato dall'editore Zoo Libri e le illustrazioni bellissime, anche qui, sono di Veronica Ruffato. È un libro che ha come protagonista proprio questo soldatino che ha nella sua testa spazio solo per la guerra e non riesce a pensare ad altro. E poi lungo la storia invece succederà qualcosa di davvero speciale che cambierà tutto. Una scoperta che fa capire al soldatino che se si fa un po' di spazio in mezzo a tutte queste idee di guerra, forse ci sta anche la pace. Vi auguro buona lettura, buone storie, tra le pagine e per i mondi e spero davvero di incontrarvi presto. Ciao!